Com'è che era quella canzoncina là, quella che diceva volevano vincere, riattattiri, 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 tiri, tiri, riattattiri, 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 tiri, 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 riattattiri, 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 tiri, tiri, riattattiri, riattattiri, tattiri, tiri, 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 da, te, ciapa, e se. E forse mai come quest'anno sono particolarmente contento. Forse mai come quest'anno sono particolarmente contento. Bene. Dopo lo sfottò di rito mio, che come dico sempre, è vero, hanno ragione quando i miei amici interisti dicono che io di ali di pane qualche anno che ne mangio di meno. Ma sapeste voi come sono succose in partite come queste? Voi non avete idea, è meglio mangiarne poche, perché un po' di anni fa ne mangiavo un vagone ogni stagione, adesso ne mangio molto meno, quindi sono molto più buone. Sono molto più buone, molto più buone, ma molto più buone. Riattattiri, tiri, tiri, riattattiri, tiri, tiri, riattattiri, 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 tiri, 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 ta. Mica poco. Adesso invece, fatto lo slogan, torniamo seri. Allora, la partita. È stata una partita sostanzialmente in equilibrio, perché se devo dire che c'è stata una delle due che ha prevalso, no. Però sinceramente, io se devo fare una tiratina di orecchi, la dovrei fare forse più all'Atletico, che quando c'è stato il momento dell'Inter in difficoltà, Simeone ha fatto un po' il coniglietto per paura e non ha affondato più, anche perché probabilmente, forse, io la dico così, ma probabilmente c'era anche la stanchezza. Le due squadre non si sono affrontate a viso particolarmente aperto. Di sicuro l'Atletico Madrid ha voluto di tutto, per me ha vinto quella che ha meritato. Cioè, per me l'Atletico l'ha voluta veramente questo passaggio del turno. Poi che sia arrivato ai rigori, lasciamo stare, ma secondo me se c'era una squadra che doveva passare stasera, secondo me è stato più l'Atletico. L'Inter mi è piaciuta poco, sinceramente. Ha avuto le sue occasioni, sì, però io ritengo anche che queste siano partite, come dico sempre, che tu devi giocare. Io ho visto una buona Inter per i primi 10-15 minuti nel primo tempo, poi per mezz'ora nel primo tempo ho visto solo Atletico. Nel secondo tempo, poi dopo è arrivato il 2-1 di Depay, per me meritatissimo, secondo me, e quando c'è stato il 2-2 è ovvio che le due squadre non hanno la mentalità alla stile Premier, cioè continuiamo a giocare. È subentrata la paura, no? E una volta subentrata la paura, la partita praticamente, non dico che finisce, ma quasi, un po' per stanchezza, un po' perché comunque hai paura di prendere un contropiede o cose del genere, ma la partita è finita. E devo dire che in questa occasione, no, non mi è piaciuto Inzaghi, non mi è piaciuto. Non come in altre occasioni, mi dispiace, ma per me, per l'Inter e il suo allenatore stasera un passo indietro, non solo perché sono usciti, ma proprio anche a livello di gestione della partita, secondo il mio personalissimo parere. E ha passato quella, come dico, che l'ha voluto di più, è stato cercato di più dall'Atletico questo passaggio del turno. E qui si ripropone un po' la domanda che io ho fatto l'anno scorso. Vi ricordate nella Champions dell'anno scorso quando l'Inter, grazie ad una così, quando sono stati sempre fatti gli accoppiamenti, l'Inter è arrivata in finale anche con una buona dose di fortuna, no? Ha incontrato tutte squadre accessibili. L'unica squadra meno accessibile che aveva incontrato forse era stato il Porto. Che guarda caso a Oporto, negli ultimi 5 minuti il Porto prese due pali. Ok? Quindi già fu fortunata l'anno scorso. Quest'anno non è neanche andata avanti l'Inter. Ma io, da un lato, se fossi un interista,
sarei contento, e vi dico perché, e non sto scherzando, non è una battuta, sarei contento perché questa Inter qui, con questo modo di giocare qui, quando affronta squadre come il Manchester City nella doppia partita o il Real Madrid, questa Inter qui prende 5 gol con quelle squadre lì, garantito e sicuro. Che cosa si può dire? Nulla, si può dire che ancora una volta la Champions per le italiane è una grande delusione. In praticamente 3 giorni, anche se è saltata una settimana, ma praticamente in 2 giorni sono uscite 3 squadre. E questo la dice lunga proprio sul valore delle nostre italiane nella Coppa dei Campioni. Fino a che noi non cambieremo mentalità, tu per vincere questa coppa o devi avere veramente uno squadrone forte, ma forte, 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 ok? Se no le italiane nella Coppa dei Campioni non vincono. Dunque mi sembra, non vorrei dir male, mi sembra che l'ultima squadra che ha vinto la Coppa dei Campioni siano stati proprio loro, l'Inter, nel 2010, mi pare, o 2010. Comunque sono 14 anni che l'Italia non vince una Coppa dei Campioni. Quindi da italiano 2 domande me le faccio. Ok? Quindi vuol dire noi non abbiamo la mentalità, cioè l'Italia non ha la mentalità di dire io per questa coppa faccio di tutto. No, in Italia prima si conserva il campionato. Ok? E lo ha fatto anche l'Inter, non dimentichiamoci, perché sono stati palesi le dichiarazioni dell'Inter quando hanno detto l'importante è la seconda stella. Quello interessava loro. Quindi la Coppa dei Campioni che ha il triplo di più valore e ti permette un introito economico, perché quest'anno questi soldi qui all'Inter gli vengono a meno, ma molto a meno. Già ha dei problemi, quindi fare a meno di tutti questi soldi ce ne vuole, no? Ma soprattutto che cosa si è evidenziato? Si è evidenziata proprio il discorso che facevo poc'anzi della poca qualità mentale della poca, perché l'Inter i giocatori, siamo sinceri ragazzi, l'Inter li ha, l'Inter è una squadra comunque forte, però si arriva in Europa e a meno che non ci siano delle squadre abbordabili che incontri o per colpe di fortuna, il resto si prende, si va a casa, così ha fatto la Lazio, così ha fatto il Napoli, così ha fatto l'Inter e così avrebbero fatto anche la Juventus e il Milan. Guardiamoci in faccia, la realtà dei fatti è questa. Cosa dire? Beh, io devo dire, mi dispiace soltanto che Nardi nel tennis ha perso contro Tommy Paul, mi dispiace, però ciò ragazzi, questa serata vale tanto. Vale tanto 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 per me, perché sapete che io sono un anti-interista per natura, quindi per me purtroppo è la verità. Volevano vincere, volevano vincere, taratatara, 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 taratatara. Ciao!